inizia per noi, per la nostra federazione, un percorso di innovazione tecnologica che è orientato a dare degli strumenti operativi, diciamo degli strumenti pratici ai nostri aderenti, ai nostri associati, che abbiano poi una ricaduta positiva per l'utenza, per la comunità. Quindi agevolare il nostro servizio che sia orientato poi a dare tranquillità, a dare garanzie ai contraenti. Riuscire ad agevolare l'attività dell'agente immobiliare ha una ricaduta pratica e conseguenziale poi sulla comunità, sui cittadini, sulla comunità, e quindi riuscire poi a dare dei servizi che siano allineati a quelle che sono le novità tecnologiche, ma siano allineati soprattutto a dare trasparenza e garanzia al mercato, che appunto esige una transazione diciamo lineare e prevede anche l'utilizzo appunto di tecnologia. L'innovazione tecnologica deve essere sempre poi accompagnata da una qualificazione professionale in termini pratici, ovvero cioè nell'andare a definire un modello professionale di riferimento che debba prevedere un controllo di tutta la documentazione relativa alla proprietà immobiliare anche attraverso strumenti tecnologici, e quindi ci consenta poi di garantire ai clienti e quindi alla comunità che le transazioni siano appunto lineari e senza problematiche. Il mediatore essenziale, no, colui che metteva in contatto le parti senza utilizzare i sistemi tecnologici di oggi, secondo noi è un pochino tagliato fuori diciamo dall'intermediazione immobiliare. Tant'è vero che i portali immobiliari aumentano sempre di più la loro importanza, la loro visibilità, e diventano anche per noi degli strumenti da poter utilizzare e con i quali collaborare per ottenere non solo una ricaduta pratica in termini di strumenti, ma anche una ricaduta in termini politica, cioè di riuscire a combattere per esempio il carico fiscale eccessivamente elevato.